Forti preoccupazioni vengono espresse dall'amministrazione comunale di Chieti per le chiusure idriche programmate dall'ACA, l'azienda consortile acquedottistica presieduta da Giovanna Brandelli. Il comune di Chieti nei giorni scorsi ha chiesto chiarimenti sulla situazione della portata dell'acqua in vista dell'estate. I disagi sono evidenti, anche se l'ACA cerca di sminuire attraverso queste chiusure, diciamo, notturne, fra virgolette, che però nel periodo estivo creano sicuramente un problema. Inoltre il presidente della Commissione Lavori Pubblici, Vincenzo Ginefra, chiede di intervenire sulla regione per prorogare i tempi per la presentazione delle domande per ottenere contributi regionali a fondo perduto per l'acquisto delle autoclavi. Purtroppo molti cittadini non hanno ancora risposto a questo bando per l'acquisto delle autoclavi. Io ho chiesto al sindaco di interloquire con la Brandelli per vedere di capire la situazione a favore dei cittadini di Chieti, ma anche per prorogare i termini del bando, perché così si potrebbe mettere in condizione i cittadini di ottenere questo finanziamento per costruire queste, per mettere nei condomini, anche nelle case private, delle autoclavi che sicuramente diminuiscono il problema. Il comune di Chieti sa bene che a causa della siccità degli ultimi mesi bisognerà fare conti con un ridotto approvvigionamento idrico, ma l'ACA si chiede che... Bisogna cercare di ottenere il massimo dall'ACA cercando di diminuire i tempi di sospensione e far sì che questo problema, perlomeno per quest'anno, sia superato da una mediazione sui tempi di chiusura.